Allora, iniziamo con questo video tutorial della zona numero 2 del mondo tutorial, mondo tutorial che giunge, ripeto, con la versione Minecraft Edu. Allora, la nostra studentessa si è fermata in questa zona, questa porta è chiusa, trova l'interruttore. Io adesso sto manovrando l'insegnante Marco V e adesso prenderò possesso della studentessa Benedetta. Ok, questa è la sua visuale e vediamo cosa deve fare. Allora, i ragazzi di qua dovrebbero esplorare questa zona e trovare l'interruttore. Io vi porto direttamente nel luogo in cui si trova l'interruttore e vediamo cosa succede. Allora, chiuso fuori, rompi il vetro. Vediamo che c'è scritto qui: interruttore della porta. Usa il tasto destro, su, chiusa, giù, aperta. Allora, chiuso fuori dobbiamo rompere il vetro. Qui che ci dice questo cartello? Tieni premuto il tasto sinistro del mouse per cominciare a rompere il blocco di vetro. Continua a tenerlo premuto fino a quando il blocco non si romperà. Ok, proviamo a rompere questi blocchi di vetro. Tasto sinistro premuto, mi avvicino. Tasto destro, porta aperta. Chiusa quindi, giù. Dovrebbe essere la porta aperta. Andiamo a verificare se questo è accaduto. Questo è l'insegnante. Io giro a destra. La porta in effetti si è aperta. Proseguiamo all'interno. Seguiamo questa scala a pioli. Ok, e ci troviamo all'interno della zona 2. Benvenuti nel mattoneificio. Vediamo quali sono i compiti. Apri le porte. Individua il controllo della porta nascosta. Azionalo per raggiungere il mattonificio ed oltre. Allora, l'obiettivo della zona numero 2 è di entrare in questa mattonificio e riuscire poi ad uscirne. Allora, proviamo a salire qui sopra che si vede meglio. Allora, il mondo, zona 2, è completamente circondato da delle ampie mura. I ragazzi qui non possono rompere il vetro, non gli è permesso scavare, dunque devono trovare in maniera collaborativa la strada giusta. Allora, vi faccio un po' esplorare questo mondo perché ne vale questa zona perché ne vale la pena. I ragazzi, molti incominciano a trovare queste indicazioni per dire ok, si va di qua. E alcuni salgono per le scale a pioli, si trovano su questo secondo piano. In pratica vengono a scoprire che in fondo c'è una porta chiusa, quella che vediamo davanti a noi. Questa porta ovviamente non si apre. Diciamo da questo lato si vede, oltre il vetro, un interruttore. Solo che noi non possiamo ovviamente rompere il vetro e non riusciamo a raggiungere l'interruttore. Allora, per raggiungere l'interruttore, i ragazzi devono trovare che cosa? Un passaggio segreto. Io vi ci sto portando, che è questo qui, passaggio segreto. Ok, di qui vediamo la zona del mattonificio. Interruttore per controllare la porta di qua. Dobbiamo salire le scale e finalmente ci troviamo, dov'è? Eccolo, l'interruttore e o si fa il giro oppure si sale di qui, la scala ci permette di scendere e ci troviamo di fronte un'altra scala a pioli che ci porta nel labirinto. Al labirinto, ragazzi, viene chiesto ovviamente di uscire, gli viene anche raccontato qual è una delle tecniche per uscire sicuramente da un labirinto che consiste nel poggiare o la mano destra o la mano sinistra su uno dei lati, quindi o quello destro o quello sinistro, non lasciarla mai e svoltare ogni volta seguendo il contatto della propria mano. Ciò permette di esplorare tutte le possibili uscite e percorsi del labirinto. Ce l'abbiamo fatta e se il labirinto ha un'uscita, noi prima o poi la troviamo.
Allora, qui siamo arrivati alla fine della zona numero 2, quindi io completo questo compito, verifico lato insegnante che Benedetta in effetti è riuscita a completare questo compito, ok, 100% completato, mi teletrasporto nella sua stessa posizione e poi interrompo questo tutorial per poi continuarlo, perché sotto questa scala Pioli c'è l'inizio della terza zona.